Siamo sempre in autunno, quindi cosa ci porta a pensare l'autunno? Le castagne. Eccole qui, guardate che belle. Siamo stati anche fortunati, le abbiamo trovate belle grandi e devono essere anche buonissime. Quindi oggi andiamo a lavorare e a fare il sensoriale mani con questo materiale. Pronti? Acquistatelo e vedrete che vi piacerà un sacco. Pronti per iniziare? Mettiamo il nostro asciugamano, un contenitore rigido che ho comunque rivestito, il nostro lenzuolo arrotolato su se stesso e poi a formare un cerchio e il nostro domopa per creare così il nostro setting e il nostro cerchio argentato. Come prima cosa andiamo a salutare il materiale con cui lavoreremo oggi, quindi le castagne. Quindi io ne ho preso alcune, le ho messe al centro del mio cerchio argentato. Vado a prendere le mani della persona che mi sta di fronte e con due mani o con una, come vi ho già spiegato, potete voi fare la seconda mano oppure usare entrambe le mani. Pian pianino, vedete che qui sotto ci sono le mie che cerco di aiutare. Le mettete un pochino al centro, le chiudete il più possibile le mani della persona, avvolgete le vostre attorno, mantenete in posizione ferma, che poco a poco, con una leggera pressione, iniziate a pulsare, diventano un cuore pulsante, inizialmente piano, lentamente, e poi io velocizzo. Forte, 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 forte. Arrivate al massimo della proposta e vi fermate. E poi o voi o il ragazzo sfilate via. Facciamo ora la proposta della pioggia. Io qui vicino a me ho il mio piatto con le castagne. È un materiale grande e pesante. Quindi dobbiamo fare attenzione andando a proporlo, non possiamo prendere direttamente il piatto e scaricarlo sulle mani della persona perché potrebbe essere spiacevole la sensazione che andiamo a creare. Quindi io proporrei, poi insomma va anche a gusto personale, di prendere un po' di castagne e comunque non altissimi perché l'effetto sarebbe troppo importante, a una certa distanza, il più possibile ravvicinata. Andiamo a mirare, ricordiamoci, partendo dal polso giù fino alla punta delle dita, le mani della persona. Carico sempre, vedete? Comunque la sensazione, anche così proviamo un pochino più ravvicinata alla caduta, una sensazione piacevole, spiacevole, sono lisce e sono fredde, può piacere, può non piacere. Facciamo così fino a quando non andiamo a coprire la mano, se lavoriamo con una mano sola o ad entrambe le mani. Ok, io ho fatto cadere a una certa distanza tutte le castagne di cui ero in possesso e ho fatto quindi la copertura. Qui si vede, è ben visibile che non possiamo far aderire eccessivamente il materiale alla mano e noi dobbiamo anche stare molto attenti, andare a fare pressione e a frizionare il materiale perché, come potete vedere, ci sono delle punte, potremmo andare a ledere, a lesionare le mani delle persone. Quindi con una certa delicatezza comunque andiamo a far sentire, far vivere, stimolare quindi le mani, il dorso delle mani con questo materiale, quindi saremo noi a causare l'effetto, la sensazione, con le nostre dita che diventeranno tutte mobili, quindi ogni dito e anche il nostro palmo andrà a stimolare, non so se riesco a farvi vedere, quindi le dita, ma c'è anche il palmo che contemporaneamente sta spingendo sulla mano. Vedete che qui io sto cercando di, nei confini, di passare la castagna. Non so se si vede, cerchiamo quindi che tutta la nostra mano dia sensazione.
muova il materiale che cade, ma non importa, dia sensazione a tutte le parti della mano che è coperta da questo materiale. Come vi ho già detto, questo materiale è grande e quindi difficilmente può prendere le forme, lo si può spalmare, adagiare, far adattare alla mano. Quindi possiamo fare una cosa di questo tipo: essendo comunque bello grande, prendiamo quella che nel nostro sacchettino era più grande e andiamo a prendere la mano della persona che ci sta di fronte, gliela posizioniamo al centro e se lavoriamo con due mani, proviamo a lavorare in questo modo come nel saluto e andiamo a farla sperimentare, oppure saremo noi con la nostra mano, simuliamo la seconda mano della persona e quindi saremo noi andare a lavorare con il materiale di oggi. Io vi mostro quello che è più difficile, perché se hai due mani da gestire, per te che vai a far stimolare, far muovere il materiale, diventa più difficile perché hai due mani e il materiale all'interno. Invece se lavori con una mano del ragazzo e una tua è maggiormente gestibile, ma io vi vorrei mostrare quello che potrebbe risultare un po' più difficile per noi, però molto piacevole per la persona che ci sta di fronte. Di certo cadrà, nessun problema, lo riprendiamo e io sto cercando, se vedete, che con la mano della persona far muovere il materiale lungo il perimetro della mano, vedete? Il cuore della mano, il centro, sono i punti più ricchi di recettori, quindi stiamo stimolando in modo molto, ma molto importante le due mani della persona. Quindi pianino, possiamo anche giocare nella velocità, pianino, una certa pressione, così. Attenzione perché ci sono le punte che andiamo a ferire la persona. Quindi sperimentano bene il materiale per il tempo che riteniamo opportuno. Cerchiamo anche di conoscere questo materiale cercando di prenderlo e dopo aver fatto una sperimentazione come quella appena spiegata andiamo anche a... Quindi c'è un suono, un riprendere. Cerchiamo di... Più volte lo sentiamo e lo facciamo cadere e lo riprendiamo per un tot di volte finché sentiamo che il ragazzo continua comunque ad essere interessato e a gradire la proposta. Ora andiamo a fare una stimolazione in verticale. Io lavoro con tutte e due le mani, sapete che potete fare anche singolarmente. Ricordiamoci queste punte. Quindi la pressione che andiamo a imprimere nelle mani non deve essere eccessiva perché altrimenti arrechiamo danno e disagio. Quindi contemporaneamente, io sapete che ho questo modo di fissare le mani sotto le mie e andiamo a, mi avvicino perché vedo che il cerchio argentato si muove, ok, e lentamente su e giù, pianino, io velocizzo, quindi aumento già la proposta, arrivate al massimo della proposta e vi fermate. Lo stesso movimento però questa volta alternato, quindi una mano, vedete io automaticamente l'ho fatto, i due pollici della persona andavano a inficiare l'uno nell'altro, rischiavo di farla graffiare, quindi le nostre mani devono cercare di limitare, quindi che si facciano male il ragazzo, la ragazza che ti sta di fronte. Quindi ok, tratteniamo le dita, cerchiamo di non essere troppo forti
nell'accogliere questa mano, ma nemmeno troppo delicato, perché altrimenti ci sfugge nel movimento che andiamo a proporre. Quindi vi dicevo, una mano va verso l'altro e una verso il basso, lentamente, lentamente, io velocizzo la cosa, vai, 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 sempre più veloce, ricordiamoci di non imprimere troppa forza, al massimo della proposta, e ci fermiamo. Proposta laterale, fissiamo il cerchio argentato e quindi le muoviamo insieme le mani a destra e a sinistra, lentamente, lentamente, si velocizza, si velocizza, arriviamo al massimo della proposta e ci fermiamo. Le due mani ora sperimentano lateralmente, però una va a destra e una va a sinistra. Anche qui attenzione a non fare in modo che si graffi la persona. Io sto già andando veloce perché sapete che si parte lentamente, pian piano si velocizza, si va, si va, si va, si va, si va e si arriva al massimo della proposta. Proposta circolare, quindi le mani insieme vanno a compiere un cerchio all'interno del nostro cerchio argentato e la base saranno le castagne, lentamente, che però poi velocizza, 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 arrivo al massimo della proposta e mi fermo. Ora i cerchi che le mani vanno a compiere, isoliamo il dito, sono uno verso destra e uno verso sinistra, si incontrano al centro, lentamente, lentamente, però poi si aumenta, si aumenta, si aumenta e arriviamo al massimo della proposta. Siamo giunti al termine della proposta, come potete vedere il cerchio argentato è molto vissuto e bene, perché vuol dire che abbiamo lavorato bene. Andiamo a prendere le mani della persona, tutte e due o singolarmente, e usiamo quindi la nostra. Prendiamo un po' di materiale, le nostre dita vanno sotto, queste sono le mie dita, per cercare di raccogliere un po' di materiale, non importa, non obbligatoriamente, non deve essere tantissimo. Chiudiamo le mani della persona, le nostre attorno alle sue, leggera pressione, attenti che non si pungano all'interno, posizione ferma e poi noi o loro sfiliamo via. Anche oggi abbiamo terminato la nostra esperienza fatta con le castagne, questo materiale dell'autunno. Spero vi sia piaciuto, un po' diverso dagli altri, però credo che ci abbia portato delle belle sensazioni. Noi aspettiamo i vostri video e divertitevi mentre lo fate, perché si vede, eh? Ciao!